stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. Cos'è l'inclusione sociale? Scena 1. È una cosa giusta per i ragazzi, per farsi inserire nella società. Penso che sia difficile da attuare, ma si sta lavorando in quella direzione. L'inclusione sociale è dare una possibilità a gente con diversi disagi o problemi mentali, comportamentali, psicologici, di essere integrati nella società di tutti i giorni. È una bella cosa, è importa per non stare più in casa. Stare sempre in casa si deprime. Quando lavoravo stavo meglio ed ero più aperto. Per me è dare la possibilità a tutti, anche con strutture esterne, di essere integrati socialmente, quindi di dare la possibilità a tutte le persone di vivere un'esperienza anche istruttiva. Per me inclusione sociale è non dover parlare di inclusione sociale. Stare in un gruppo di persone per socializzare ed elaborare delle attività allo scopo del benessere della persona. La possibilità che tutti quanti possano godere degli stessi diritti, della possibilità di usufruire delle occasioni che la società deve offrire a tutti quanti. Io partecipo attivamente al centro di diurno due volte alla settimana, che sarebbero lunedì e venerdì, e al centro di diurno mi trovo bene perché ho socializzato, ho trovato degli amici, facciamo dei progetti di cui non parlo. E inoltre il martedì partecipo a un altro gruppo chiamato Social Point, che anche lì ci si ritrova, ci si parla, e anche lì ci sono dei progetti che, sotto forma di corsi, che sono interessanti. L'inclusione sociale è un concetto molto utile e positivo. Sul territorio possiamo riscontrare vari ambiti di inclusione che sono sicuramente trasversali a tutte le età, alle fasce di età della popolazione, e che riguardano anche tutte le patologie. Cercare di aiutare la società per sentirsi parte di essa, facendo progetti e lavori utili e mettendo a disposizione le proprie esperienze e capacità. L'inclusione sociale è quando le persone vengono trattate allo stesso modo, indipendentemente da colore della pelle, problematiche più o meno varie, sia psichiche che fisiche, insomma. Per me è molto importante che i ragazzi entrino nella società con questi inserimenti lavorativi. Io penso che anche noi che siamo seguiti dal servizio sociale, dal servizio di salute mentale, abbiamo bisogno di essere considerati persone come tutte le altre, anche se per me siamo tutti uguali e non c'è nessuna differenza, e per me non c'è nessuna differenza. I ragazzi anche con queste difficoltà trovano grosso aiuto e grosso contributo dal poter stare, di vivere all'interno di gruppi sociali organizzati, che non siano soltanto la famiglia o i gruppi di amici, ma anche i gruppi di lavoro e anche i gruppi sociali dove poter organizzare il tempo libero e i momenti di ritrovo. Serve stare in compagnia, parlarne con gli altri, mi sento bene, più rilassato, più felice. Gli altri sono socievoli,
quando sono un po' lento dico in realtà. Una di quelle attività che dovrebbe essere implementata sempre di più, dà ottime opportunità di crescita a tutte le persone, soprattutto per poter valorizzare le loro attività, quello che sanno fare e quello che vorrebbero fare. E secondo me ci dovrebbe essere un posto per tutti, all'interno dei negozi, dei saloni, ovunque andiamo, deve essere campo libero a tutte le persone, soprattutto anche agli animali. L'inclusione sociale è la società, siamo noi, e ne facciamo parte. E le differenze che ci sono in questo mondo non vanno discriminate, perché nella normalità, la normalità non esiste. La normalità è chiedersi sempre ogni mattina appena ci si alza perché non siamo uguali noi, io non sono uguale all'altro, perché la normalità non esiste. Inclusione sociale. L'inclusione sociale è come l'armata Potemkin, e non dico altro. È una strada che l'uomo dovrebbe percorrere in modo molto naturale, ma che così naturale non è. E quindi nascono anche tutte queste diatribe, diciamo così, perché non tutti siamo uguali, c'è chi è un po' più svantaggiato. E non sempre riusciamo a, diciamo così, mettere a proprio agio queste persone. L'inclusione sociale può essere non far sentire magari quelli che passano per disagiati, chi magari è portatore di handicap o chi ha problemi anche a socializzare, a integrarli e non farli sentire abbandonati da tutti. Noi in azienda abbiamo alcune persone che hanno problemi e che però vengono inserite nel lavoro quotidiano di questa azienda, e cerchiamo comunque ogni giornata di renderle partecipi, di renderle, diciamo, soggetti attivi. Sì, esatto, soggetti attivi, persone che lavorano nella quotidianità come qualsiasi altra persona. Includere un bambino con delle difficoltà in una classe non può che arricchire il bambino stesso e i bambini stessi della classe. È fondamentale che un bambino, per quella che è stata la mia esperienza, venga inserito in qualunque contesto di vita sociale, sportiva, educativa. È solo arricchimento per tutti quanti. Per me l'inclusione sociale è il problema della società che discrimina le persone che sono malate, anziane, emigranti, disagiate, che non rispettano il prossimo. E secondo me l'inclusione sociale dovrebbe servire per le persone, sensibilizzarle a questo problema, affinché si possa stare tutti uniti e volersi bene. Ora, per me l'inclusione sociale è per riuscire a entrare in un gruppo o in un sistema che per lo più è chiuso, come ad esempio l'ambiente della palestra, una scuola, o comunque dove c'è già un gruppo formato, riuscire a entrarci come membro o come partecipante di questo sistema. L'inclusione sociale secondo me è una bellissima cosa, però è difficile da mettere in atto, cioè ci si lavora tanto, ma poi sull'effettivo bisognerebbe lavorarci molto di più. Per me l'inclusione, come dice la parola stessa, e cercare di coinvolgere persone che spesso vengono un pochino emarginate dalla comunità e cercare di renderle partecipi della vita quotidiana. Per me significa che uno viene accettato dagli amici e dalla società così com'è. Ma sembra una brutta parola, inclusione sociale! Una bruttissima parola! Per me vuol dire che prima ora non era escluso e ora è incluso. Bo 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 bo.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney.